E torniamo in diretta, sono le 8 e 12 minuti di venerdì 14 ottobre 2022, giornata inaugurale della Fiera del Levante. Non potevamo non parlarne, lo dico presentiamo i nostri ospiti. Presento i nostri ospiti di oggi, partendo da chi vedete qui in studio accanto a me, il collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Petruzzelli. Buongiorno Francesco, finalmente in carne e ossa, visto che ci sentiamo sempre per telefono. Buongiorno a tutti. E poi vedo collegata con noi in collegamento Skype la consigliera d'amministrazione di Nuova Fiera del Levante, Marina Lalli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo proprio dalla consigliera, ci spiegherà un po' questa giornata inaugurale, una giornata inaugurale un po' particolare, perché sappiamo una ripresa della Fiera del Levante che dunque torna. È sicuramente una bella notizia, almeno io la vedo sempre così, come un messaggio positivo all'inizio della Fiera del Levante. In particolare devono arrivare messaggi positivi in un periodo complicato come questo. Voi, diciamo, dei segnali positivi, nonostante qualche un po' di scetticismo che c'è sempre quando inizia la Fiera del Levante, a maggior ragione in un periodo come questo, qualche messaggio positivo ce lo avete proprio per quanto riguarda l'occupazione degli stand? Sì, da questo punto di vista c'è proprio spazio all'interpretazione, perché abbiamo occupato tutti gli stand, quindi i 45.000 metri quadrati disponibili quest'anno sono stati tutti occupati. C'è stata una risposta veramente immediata da parte degli espositori, ne abbiamo 300 di più dell'ultima edizione, e quindi c'è stata una bellissima risposta, e anche da parte della città, che attende questo momento dopo un anno di pausa, cosa a cui non eravamo affatto abituati, perché dobbiamo risalire ai tempi della guerra per trovare un momento in cui la fiera non c'è stata. Naturalmente oggi ci sarà il discorso inaugurale, sappiamo che non ci saranno rappresentanti istituzionali del governo nazionale, ma è ovvio che purtroppo non lo si può fare, perché stiamo seguendo, lo abbiamo detto anche nel corso della nostra rassegna stampa, è un momento particolare proprio di formazione. Di fatto il governo in questo momento siamo in una fase di passaggio proprio delle consegne, quindi è chiaro che in questo momento sarebbe stato praticamente impossibile avere un rappresentante del governo qui a Bari. Chiaramente anche questo è una delle cose che giustamente ci fa un po' pensare, perché insomma sapere un po' quali potevano essere le idee del nuovo corso politico anche per il futuro in un appuntamento importante come la Fiera del Levante sarebbe stato importante, però ci dobbiamo adeguare a quella che è la situazione, giusto? Sì, questo era qualcosa che non potevamo controllare, e quindi sicuramente, non avendo ancora rappresentanti del governo in piedi a cui rivolgerci, in realtà quello che noi intendiamo fare è proprio mettere insieme tutte le esigenze del nostro territorio per poi presentarle in un documento unito. E quindi in qualche modo sarà un momento nostro di raccolta dei pensieri, delle esigenze, perché come sempre noi siamo un sud particolare, siamo un sud operoso, e quindi vogliamo trasmetterlo con quello che noi facciamo e anche con le novità che riusciamo a portare in fiera ogni volta, perché diventa il punto nel quale la nostra mente si apre, tutte le novità passano di qua, la conoscenza, e nel giro di poche passeggiate tra i viali si riesce davvero a fare un tuffo nel futuro ogni volta. E ricordo i numeri per intervenire in diretta: 080 501 4668 per le chiamate, 501 9998 per i messaggi WhatsApp. Invece chiedo al mio collega Francesco Petruzzelli, che c'è qui in studio, le aspettative. Noi di solito, quando ci avviciniamo alla Fiera del Levante, andiamo sempre un po' ad annusare qual è la percezione da parte delle persone, perché è interessante farlo prima, perché di solito c'è sempre un po' di scetticismo, e poi però è importante anche vedere qual è il riscontro che c'è dopo. Ma secondo te a Bari questo desiderio di Fiera del Levante si è un po' affievolito, o continua a essere importante per quanto riguarda il nostro territorio, per quanto riguarda i baresi e i pugliesi? Beh, io credo che in questi anni un po' la fiera abbia perso il suo appeal, vuoi anche per situazioni di contingenza come appunto poi il Covid, l'inflazione, il caro energia, la guerra in Ucraina, però già ancora prima di questi fattori era un po' scemata l'attenzione, perché insomma si parla, Bari si dice, vabbè, è sempre la solita fiera,
se dovessimo parlare con la persona media qui fuori dagli studi di Telebari, dovessimo dire: signora, cosa rappresenta per lei la fiera? Forse ci risponderebbe: vabbè, qualche padiglione, gli stand, la Galleria delle Nazioni. Anche perché insomma non ci sono più simboli di una volta, dico alla consigliera, le famose merendine della Ida nemmeno quest'anno potremmo annusarle né degustarle, così come il panino di Tedesco, oppure vedere i famosi animali. Io ero bambino, avevo 8-9 anni, ricordo che all'ingresso della fiera, uno degli ingressi principali del lungomare Starita, sulla sinistra entrando c'erano gli animali. Non so, la consigliera mi potrà correggere, credo che anche lei abbia questo ricordo nitido degli animali in fiera. Detto questo, a parte gli scherzi, un po' come per la festa di San Nicola quando non ci sono i cavalli, giusto? Esatto, si dice vabbè, è stata una festa in tono minore perché non c'erano i cavalli. Vabbè, a parte queste considerazioni un po', diciamo, un po' per sdrammatizzare il momento, ecco, io non mi aspetto tantissimo da questa fiera, perché appunto, lo ripeto, è una situazione particolare, poi anche un periodo particolare proprio a livello di calendario, cioè una fiera in versione ottobre non si era mai vista, ad eccezione di quella del 2020, che ricordiamo fu proprio inaugurata il 3 ottobre, ma lì venivamo fuori da una pandemia, da un lockdown, da molte restrizioni, e quindi era inimmaginabile farla a settembre. Una domanda che vorrei fare alla consigliera. Consigliera, diciamo, incrociamo le dita, il prossimo anno potremo finalmente riavere una fiera a settembre, quindi con il caldo, con il bel tempo, con le scuole che sono ancora chiuse. Ci ha detto comunque il colonnello Laricchia che ci sarà bel tempo per la prossima settimana, quindi questa è una bella notizia. Però il colonnello Laricchia non può prevedere da qui sino un anno di previsioni meteorologiche. Allora, abbiamo ascoltato le linee e poi chiediamo magari alla consigliera che cosa ne pensa. Buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno ai tuoi ospiti. Mimolo Iacono, chi meglio di te può conoscere l'ambiente della Fiera del Levante, insomma. Che cosa ti aspetti anche tu dalla Fiera del Levante? Una fiera tutta birra, Mimolo Iacono del birrificio Bari, che lo sappiamo, si trova proprio all'interno della Fiera del Levante, quindi un grande conoscitore della fiera. Noi ci aspettiamo. Allora, la cosa bella è vedere la fiera viva, la fiera piena di allestitori, la fiera piena di gente che come in un piccolo formicaio si dà da fare tutte insieme per raggiungere un obiettivo, che è quello di poter proporre all'utenza dei momenti di intrattenimento, di svago, e anche, perché no, ritornando alle origini di quella che è la fiera, anche dei momenti di scambio commerciale. Noi siamo fiduciosi e, come dice giustamente il colonnello Laricchi, abbiamo sempre un occhio sul meteo. Effettivamente oggi probabilmente avremo dei problemi di viabilità, perché purtroppo ogni tanto la pioggia porta da stasera l'amico maestrale, tra stasera e domani l'amico maestrale dovrebbe riporterà il sole, quindi questa è la buona notizia. Ci farà vivere queste giornate con intensità. La domanda che volevo fare all'amministratore di fiera: a volte a Bari si dice sempre che il biglietto della fiera è uno status symbol. Ecco, io volevo chiedere, se, essendo una fiera di rilancio, se fosse stato valutato addirittura di non far pagare il biglietto, perché questo avrebbe incentivato sicuramente l'afflusso della gente. Quindi, o perlomeno uscire ad un prezzo politico. Consideriamo che il biglietto di fiera costa 3 euro. Ricordo, per chi non lo sa, che chi viene in bicicletta addirittura non paga il biglietto. Volevo chiedere alla consigliera se avevate valutato di non farlo pagare proprio per incentivare l'afflusso di gente fuori. Io faccio un esempio: noi a dicembre parteciperemo a Rho ad Artigianato in Fiera, che è una delle più grosse manifestazioni a carattere internazionale, e l'ingresso è gratuito. Siamo stati al Salone del Gusto. Chiarissimo il messaggio. Okay, grazie, okay. Ciao ragazzi, chiediamo... e buona fiera a tutti, soprattutto a Serena Russo, che so che non vede l'ora di è stata già portata lì in fiera. Infatti la troveremo, ci ritroveremo con lei anche proprio per l'inizio della Fiera del Levante, proprio in questa settimana. Allora, Marina Lalli, due punti, diciamo, due domande da diciamo non da poco, ossia sia per quanto riguarda la prospettiva futura, come chiedeva qui il collega Francesco Petruzzelli, che cosa ne sarà della fiera del futuro, e invece guardando all'oggi questo discorso dei biglietti su cui è stata fatta una valutazione. Allora, fiera del futuro sicuramente la volontà di tutti, a iniziare dal presidente Ambrosio, è sempre quella di tenerla per settembre, quindi sicuramente l'anno prossimo, salvo problemi che non riusciamo a prevedere, la fiera si terrà come sempre nel suo periodo
che è quello nel quale sicuramente performa meglio, anche se, come ricordavate, siamo stati fortunati perché da domani il tempo sarà splendido. E per quello che riguarda la parte del biglietto, questo è un concetto, devo dire, particolare sul quale ci si interroga sempre, però io credo che alle cose importanti vada anche dato il giusto peso. Il prezzo alla fine è un prezzo simbolico, ma che in qualche modo vuole ricordare che io sto comprando qualcosa di valore, altrimenti non darei peso a questa cosa, e forse è da quel momento che è nata un po' la disaffezione, perché non si valutava come si sarebbe dovuto quello che si stava visitando. Quest'anno noi avremo per esempio un palco con un ologramma, è qualcosa che non si vede dappertutto, chiunque potrà salire, interagire, sono situazioni nuove, diverse, costose, e quindi è anche giusto che ci sia un valore riconosciuto a questa esperienza che si va a fare. Perché, come ricordava Petruzzelli prima, tutti noi abbiamo un ricordo nella fiera, è parte di noi, non ci rinunciamo volentieri, magari per moda iniziamo a dire ah sì, no, non è importante, vedo, non so se vado, però poi alla fine ce l'abbiamo in tutte le nostre storie familiari un ricordo legato alla fiera, ed è bene che sia così, ed è quello che noi vogliamo continuare a fare in modo che esista. Allora, mi perdoni, però dopo il 23 ottobre, quando si chiuderà, bisognerà un po' ragionare sul futuro della fiera. Mi spiego, ormai non possiamo più abituarci all'idea che la fiera sia soltanto 9 giorni all'anno. Dovremmo avere una fiera che funzioni 12 mesi all'anno, non soltanto con la sua vocazione fieristica, ma magari con altre anche iniziative, con le tematiche, con incubatori. Voi giustamente negli ultimi 2 anni avete detto la fiera purtroppo non può rilanciarsi, sia per le ragioni economiche dell'emergenza sanitaria, ma anche perché ricordiamo che sino a qualche mese fa lì in quei padiglioni c'era un ospedale, c'era gente che lì rischiava di morire perché purtroppo era affetta dal Covid, poi c'era anche l'hub vaccinale, quindi insomma stonava un po' l'idea di questa situazione di emergenza sanitaria con una situazione di leggerezza, spensieratezza, quella che può essere la fiera. Quindi io le chiedo, quale sarà il piano di rilancio? Noi siamo tra virgolette stanchi di una fiera che venga ricordata soltanto una volta all'anno. In altre città d'Italia, certamente non devo dirglielo io, non devo insegnarglielo, ci sono fiere, ci sono zone artigianali e fieristiche che funzionano tutto l'anno perché hanno trovato magari una diversificazione di attività, di iniziative. Noi prima eravamo legati a settembre la fiera e poi marzo l'Expo Levante, poi lei saprà meno di me, l'Expo Levante fu sospesa per anni, poi è ritornata fortunatamente qualche anno fa. Quindi voi come consiglio di amministrazione su cosa vi metterete al lavoro dal 24 ottobre? Allora, guardi, da quando nel 2018 abbiamo costituito la NewCo con Bologna, noi abbiamo fatto un piano di rilancio che all'inizio ha funzionato, poi ovviamente per Covid ci siamo fermati anche noi, e quindi le iniziative sono state tante. Questa di settembre è la campionaria, quella che tutti noi in qualche modo chiamiamo la Fiera del Levante, come se fosse l'unica manifestazione che si tiene in quei viali. E di fatto è sicuramente la più importante, quella amata dal popolo, dai baresi, perché appunto non specialistica e non specializzata in un argomento tipo, però non è l'unica. Noi con il rilancio del 2018 avevamo poi nel 2019 fatto una serie di appuntamenti che hanno dato un grande spolvero, tant'è che abbiamo avuto un risultato di esercizio anche molto importante. E perché abbiamo preso tanti eventi anche forti della partnership con Bologna, che ci ha dato quello sprint per riuscire a rientrare nel mondo delle fiere e degli appuntamenti senza grandi attese e ricominciando quindi velocemente. È quello che naturalmente ci aspettiamo di fare anche in questo prossimo anno. Abbiamo già tanti contatti, ci sono tante fiere specialistiche con cui ci confronteremo e che ospiteremo al nostro interno. Sono quelle non visitate dalla città, dal pubblico generalizzato e generalistico, sono quelle che sono le classiche fiere. La notizia particolare da noi in Puglia e a Bari è che la nostra fiera resiste anche nella sua edizione campionaria, che sono un po'
quelle edizioni morte in tante altre fiere, ma proprio per questa forte affezione dei baresi invece da noi resiste ed è anche quella che fa il più grande numero di visitatori. Siccome ha parlato dell'affezione dei baresi, io andrei a sentire proprio le voci raccolte dal nostro Michele De Nora dei baresi, che cosa ne pensano della Fiera del Levante, qual è la propria idea, qual è la propria attesa. Allora andiamo a sentire. Ancora pronta l'intervista, la sentiremo. Spero che non abbiano chiesto i biglietti a Telebari. Anche perché lo spot di Uccio De Santis, che è molto divertente, certo. Proprio che sul fatto del biglietto. Del biglietto consigliere, omaggio. Mi dica la verità: quante persone l'hanno chiamata per i biglietti gratis? Ce lo può dire? Siamo tra amici, siamo diciamo in una fascia abbastanza protetta, quindi lo può dire. Guardi, sconto il fatto dell'effetto sorpresa perché nessuno collega il mio volto a quello della fiera. E adesso mi trovo a sostituire il presidente Ambrosi, quindi forse questa domanda va fatta a lui, io sono fuori da questi giri. Consigliera, tra l'altro lì abbiamo parlato anche del fatto che comunque una parte della fiera è stata adibita fino a qualche settimana fa poi anche alla gestione dell'emergenza Covid. Chiaramente quegli spazi non sono ancora a disposizione, lo torneranno in futuro. Avete dovuto anche un po' cercare di trovare una soluzione per fare in modo che in qualche modo si riuscisse anche a non far immergere i visitatori della fiera in quello che è stato purtroppo un incubo in questi due anni, quello dell'emergenza Covid, gestito poi anche in alcuni degli spazi della fiera. Sì, anche visivamente abbiamo voluto cancellare questo ricordo che, come dicevate giustamente voi, non si sposa bene con lo spirito di chi visita la Fiera del Levante. E quindi quei padiglioni non erano ancora disponibili perché si stanno ancora svuotando, quindi noi li abbiamo chiusi con un pannello LED che invece sarà nel tema proprio della parte divertente della fiera, e abbiamo delimitato tutti gli spazi che in questi anni la nuova Fiera del Levante ha aggiustato, rimodulato, sistemato, reso nuovi, in modo che la passeggiata sarà soltanto tra le cose che sono belle da vedere e che sono in questo momento pronte. Naturalmente sulle altre ci concentreremo dal giorno dopo, quindi dal giorno della chiusura di questa edizione. Allora andiamo a vedere nel frattempo l'intervista realizzata dal nostro Michele De Nora, proprio per capire un po' che cosa si aspettano i baresi da questa Fiera del Levante. C'è la nuova Fiera del Levante a Bari, parteciperete? Sì, sicuramente sì. In realtà è la prima volta, cioè non ci sono mai stata. Si sente parlare delle crisi delle fiere, speriamo che questa sia la volta buona, ecco. Ah, era interessante, ma probabilmente lo è ancora adesso, ma non mi interessa più direttamente. Caspita, sono andato ogni anno. Che cosa vi aspettate? Quale sarà il padiglione magari preferito? Non ho ancora visto il programma. Beh, mi aspetto una cosa innovativa innanzitutto, appunto un arrivo di gente da fuori soprattutto, perché comunque anche Bari in generale si sta anche ampliando appunto come città. Nuove attrattive rispetto agli altri anni, perché sono stata qualche anno fa, mi ricordo c'erano pochi stand. Spero sempre un rinnovamento, diciamo, degli stand, con sempre cose più innovative e molte cose che possono soddisfare i giovani, diciamo. È un padiglione interessante, anche quello legato al cibo, quindi tutto quello delle varie etnie. Parteciperete? Boh, non lo so. Avvio. Francesco, siamo vicini alla chiusura, ti vorrei chiedere al volo che cosa quale dovrà essere l'ingrediente per riuscire a riportare a fila la Fiera del Levante per questa campionaria? Dovrà essere una fiera che dovrà intercettare tutte un po' le fasce sociali e le fasce anagrafiche, quindi dagli anziani, ai ragazzi, anche ai bambini. Ricordiamo che quest'anno però molti sforzi sono stati fatti, visto che ci sarà, me lo conferma la consigliera, il Luna Park, ci saranno molti eventi dei live show tra i viali, quindi questa è una cosa buona e giusta, perché insomma la fiera non deve essere soltanto entrare nel padiglione, guardare la collanina e andare via, no, deve essere anche un momento di intrattenimento, che ho visto c'è un parterre di tutto rispetto che veramente potrà raggiungere questo obiettivo. E poi dovrà essere una fiera meno convignistica, cioè meno di seminari, di chiacchiere al vento. Sono quasi 40 anni che io sento dire la fiera, il famoso corridoio 8, fiera porta aperta tra Oriente e Occidente, fiera che guarda i Balcani, guarda l'Est Europa.
ci vogliono più fatti, quindi meno talk, più operatività. Ne approfitto, l'ultima domanda alla consigliera: che fine farà la parte monumentale dove c'era Italy? Quella insomma è una parte bellissima della fiera, è la parte più storica. Sappiamo che ci sono stati dei primi contatti, dei primi avvicinamenti, grosse imprese che vorrebbero lì fare degli incubatori. Quando potremo rivedere quegli spazi occupati, sperando non dal cibo, perché insomma dobbiamo un po' slegare l'idea che a Bari si mangi soltanto? Sì, su quello devo dire non posso dare una risposta, perché quelli sono spazi gestiti dalla Fiera del Levante, esatto, quindi esatto. Diciamo la proprietaria di tutto quello che c'è nei padiglioni. E noi invece, come nuova fiera, gestiamo soltanto l'attività fieristica vera e propria nei padiglioni che abbiamo preso in affitto dalla fiera. Quindi non ho una risposta su questo argomento. Quanto invece al resto che dicevamo, l'altra bella novità è il ritorno del padiglione delle nazioni, che invece era saltato già nell'edizione del 2020 per ovviamente i motivi di restrizioni di viaggio, e questo è un motivo di orgoglio, perché io credo che molti dei viaggi con la fantasia immaginari della popolazione barese e pugliese partano proprio dalla visita di questi padiglioni, che hanno sempre un po' aperto i confini della mente, esponendoci alle diversità culturali, alle diversità anche di cibo, ma proprio i diversi usi e costumi che hanno poi reso il popolo barese molto pronto all'accettare l'altro, il diverso da sé. E credo che sia uno stravolgimento culturale che noi abbiamo nel nostro sangue e che ci rende un popolo più accogliente, diverso, ed è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri. Allora, diamoli in bocca al lupo naturalmente alla consigliera d'amministrazione della nuova Fiera del Levante, Marina Lalli, per questa edizione della campionaria. Grazie per essere stata qui con noi, grazie Francesco Petruzzelli. Grazie a voi. E noi quindi appuntamento ovviamente con la Fiera del Levante, la seguiremo nei nostri spazi di informazione, vi daremo anche ulteriori informazioni su come raggiungerla, quali saranno poi le informazioni operative. Noi invece adesso diamo la linea al nostro GR Michele De Nora.